Questa è la mia amica Patti, che è tifosa del Bologna. Non si vede, eh? Ce l'ho anche dentro. E l'Osteria di Bologna, dove andremo a visitare tra poco quelle più storiche. Partiamo dall'Osteria del Sole, che è qui dietro, siamo in centro. Siamo a Bologna, è il 16 d'ottobre, no? Sì, sì. Ok, allora vi presento Nicola. Piacere. Che è, diciamo, il proprietario dell'Osteria del Sole, che è l'osteria più antica di Bologna. Non mi frammentare, non mi dire di no. È la più antica di Bologna, ecco, posso, sì. Allora mi sono documentata bene. Sì, è aperta dal 1465. Da quant'è che praticamente è di tua proprietà? Allora, diciamo che la mia famiglia l'ha presa, diciamo, nei 40, la mia nonna, la mamma del mio papà, insieme a suo fratello, per un corridore di bicicletta, tal Aldo Canazza, che comunque correva con i fratelli Binda, corridore degli anni 30, 35, e niente, lui venne a Bologna a fare questa corsa in bicicletta, quindi da buon veneto la prima cosa che ha fatto è andato a fare benzina, sportato in osteria. Pomeriggio una corsa, in Giardini Margherita, un cronometro, che loro si facevano lì. E parlò con l'osso, disse, sai, voglio vendere, così, te sei veneto. Oddio, furbescamente, che disse, guarda, se vinco oggi la compro. E disse, guarda, non ho mai vinto niente in vita mia, questa è una bugia, perché era già documentato che aveva vinto due giri del Veneto nel 37, quindi ha detto qualcosa di non proprio vero. Fatto sta che ha vinto la corsa, quindi è venuto qui ed è stato di parola, ha comprato il locale. E da allora l'ha sempre avuto la mia famiglia, quindi mia nonna, il mio papà, e quando purtroppo è morto il papà nel 2008 siamo subentrati io, mia sorella Chiara e i miei cugini, sono Vincenzo e Federico, sono due ragazzi giovani. Vincenzo poi ha speso il barretto e noi continuiamo lì. Che gente viene? La clientela è varie, fritto misto, insomma, chiamiamolo così, perché possiamo trovare gli avvocati, possiamo trovare i liberi professionisti, ma troviamo anche, scopriamo alle 10:30 la mattina, anche quelli che lavorano al mercato, che sono alzati alle 4, quindi alle 10 sono già perfettamente in regola per cominciare a bere. Infatti, che orario fai? 10:30 del mattino fino alle 21:30 di sera. Ma alle 21:30 sono tutti morti. Ah sì, esatto, no, qui ci mangia benissimo, non ho mai avuto lamentele di ogni genere e grado sul mangiare, anche perché mangiare ognuno se lo porta. E io gli do solo da bere, quindi c'è chi si porta il cartoccio, ma anche chi viene con la pentola dei fagioli, quindi. E ma come vi è venuta in mente questa cosa? Era una cosa già. Di tradizione, no, non abbiamo inventato niente, era rimasta così. Era famosa nel 1730 per le buone frittate. Quando c'era mia nonna ancora al mondo, lei faceva le uova sode. Era l'unica cosa da mangiare che sono girate nell'osteria nell'arco di quasi 5 secoli. Ecco. Le frittate non so come siano finite, però so che le uova sode che faceva la nonna sono finite in frittata, perché avevano l'abitudine i clienti, mia nonna faceva un pentolone di uova sode e le metteva sul banco, poi con un po' di sale lo spizzicavano sul banco così. Lo scherzo più comune era quello di inserire delle uova fresche in mezzo a quelle sode. Quindi è successo una volta che anche un avvocato che ha spaccato lo aveva sulla testa e che poi si craccava di testa. È pieno o vuoto, ci scoppia la bottiglia, tac! È successo appunto la frittata, questo si è arrabbiato, è scoppiato una rissa e la nonna non ha più fatto le uova sode. Quindi da allora non si mangia più neanche quello. Nonna? Adele. Adele. Anna Adele Canazza. È simpatica. Sì, una donna di grande, grande carisma, allora diciamo il vero generale, ecco. Dai, va bene, comunque sono stato bravo, non ho detto parolacce. Mi fa, ci fa anche una foto. Pronto. Dica pure perché andiamo a trovare dei ragazzi che si sono laureati, che è classico, che uno quando si laurea va a festeggiare. Ma questo è quello dei schiavi. Era talmente là, ciao, no. Ho ricevuto, ti volevo dire questo. Oh, chi c'è? Ciao, la Pia lei è. Ciao, Pia, sono Giorgia. Non volevo distruggere. Ah, sei te, Giorgia, grazie. Grazie. Giorgia, dove mi piace? Beh, Giorgia, questa è la mia amica parte. Io quando ci sei te c'è sempre comunque. Se mangia e se beve quando ci sei te. Ecco qua ragazzi, tanto salute, cinci, evviva! C'è anche Giorgio adesso. Bene. La fondazione della Cassa di Risparmio si è offerto di comprare l'immobile
e purché noi continuavamo la gestione, di farci un affitto abbastanza agevolato. Quindi è grazie a lui adesso, se, grazie a lui e grazie anche all'assessore dal commercio di allora, che era Cristina Sant'Andrea, quindi ci tenevo a ringraziarla e farlo presente, ma anche al comune appunto di Bologna tramite la Cristina Sant'Andrea, che ha fatto come bottega storica, abbiamo passato in deroga la sanità e l'urbanistica, ecco. Assolutamente, siamo qui che tanto ora si sente meglio. Volevo che mi indicassi quello che mi dicevi prima, lo zio, sì. Lo zio Aldo Canazza, che è questo signore qua sorridente, questo qui. I miei genitori abitavano in osteria, quindi appena comprata nel periodo della guerra, ecco, diciamo. Ed era anche una fortuna, perché sotto l'osteria ci sono 300 metri di cantine, tutte abitabili, tutte alte. Sì, il video c'è su YouTube se volete vederlo.